Anche quest'anno Salerno si è mobilitata per la giornata nazionale dei risvegli, la 18ª, che è coincisa con la seconda giornata europea. Ad organizzarla, come sempre, l'Associazione Gli Amici di Luca, per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla ricerca, sul coma e sulla metodologia relativa ai risvegli. Un'iniziativa che parte dall'esperienza della Casa dei Risvegli Luca De Nigris di Bologna, un centro di riabilitazione e ricerca innovativo, unico nel suo genere in Europa, che propone una nuova filosofia della cura che mette al centro la famiglia. A Salerno l'iniziativa è stata celebrata con i piccoli allievi della scuola elementare Matteo Mari. Non ci scordiamo che quando una persona per qualsiasi causa, incidente, ictus, va in uno stato di coma vegetativo, le famiglie spesso si trovano a brancolare nel buio senza sapere a chi rivolgersi. E con questa giornata divenuta ora europea si vuole diffondere questo messaggio di speranza, questa alleanza terapeutica, affinché queste persone in tutto il mondo trovino dei punti di riferimento concreti. Lo so, la strada dei risvegli è molto difficile. Dinanzi a un risveglio non ci troviamo dinanzi alla bella addormentata nel bosco, ma dietro ci sta tanto lavoro. Ci sta tanto lavoro e c'è bisogno di tanti aiuti, di tanti risvegli di anime, politiche, non politiche, sanitari, medici, volontari, tutti, tante famiglie unite possono formare una luce immensa. La scuola come istituzione di formativa non può soltanto dare competenze e conoscenze, ma deve soprattutto trasmettere, far interiorizzare i valori, e credo che approcciandole a questa realtà, che è appunto la realtà dei risvegli, i bambini abbiano potuto interiorizzare dei valori importanti come quello della condivisione, compartecipazione, solidarietà, speranza, perché è chiaro che questa associazione dà speranza a tante famiglie che vivono questo dramma.